Bentornati a Dribbling. In questa seconda parte oggi vogliamo continuare il viaggio cominciato la scorsa settimana nel mondo degli allenatori. Dai veterani passiamo a due tecnici molto giovani. Il primo è Vincenzo Montella, con 37 anni è l'allenatore più giovane della Serie A e il suo Catania è diventato spauracchio delle grandi. Poi lui ha dimostrato di essere un attaccante anche in panchina. Lo ha incontrato Roberto Gueli. Io credo che una società come Catania sia una grande società e che non mi potesse capitare di meglio in questo momento della mia carriera. Questo non significa che vorrò scappare da Catania il prima possibile, anzi vorrò starci e dovrò dimostrare soprattutto di meritarlo, perché ho soltanto pochissime panchine in Serie A da allenatore. Giovane, troppo giovane per guidare una grande, ma lui, Vincenzino Montella, sulla panchina della Roma lo scorso anno sostituì egregiamente Ranieri, quella Roma per cui ha segnato, ha vinto ed ha cominciato nel settore giovanile la carriera di allenatore. Poi gli americani gli preferirono Luis Enrique, altrettanto giovane, strani giochi del calcio. L'aeroplanino però non si è fermato, anzi è andato avanti, atterrando a Catania. Giovani allenatori crescono, da Guardiola a Conte, da Allegri a Mangia, senza dimenticare i grandi vecchi che regalano perle di saggezza ed esperienza, come Zeman, Trapattoni, Ancelotti. Da calciatore Montella era rapido e scattante in aria, da tecnico è riflessivo, deciso e ha le idee chiare. Un rapporto con i colori rosso-azzurri diventato forte e le grandi, tranne il Milan, ne sanno qualcosa. Lo incontriamo a Torre del Grifo, lo splendido centro sportivo voluto dalla società catanese. Quattro chiacchiere sul mondo del calcio al termine dell'allenamento a Mascalucia. È entrato in simbiosi con la città? Sì, è iniziata bene anche in termini di risultati, però come ho detto dall'inizio, e lo confermo adesso a maggior ragione, è una struttura in cui si lavora benissimo, una società dove si è organizzata, una città che sto iniziando ad apprezzare, una regione bellissima. E naturalmente ci sono le condizioni per poter lavorare bene. Come sta il calcio italiano secondo lei? Ma sta migliorando molto secondo me nell'ultimo anno soprattutto. Si inizia a vedere squadre che provano a giocare molto di più a calcio rispetto al passato. Probabilmente dovremmo fare qualcosa anche tutti per pignorare i settori giovanili e soprattutto quella è la cosa secondo me che bisogna, tra l'altro stanno anche facendo, insomma, che si può migliorare. I colleghi ci rispettano, naturalmente è difficile da spiegare, perché se si è troppo giovani non si può allenare, però si deve pure iniziare ad allenare da qualche parte. Quindi diciamo che negli ultimi anni, con appunto l'avvento e i risultati di Guardiola, sicuramente i dirigenti sono stati più, come dire, meno timorosi nel voler iniziare a dare la panchina anche agli allenatori giovani. Portiamo avanti il calendario e guardiamo la fine stagione. Chi vince lo scudetto e chi sono le squadre, secondo lei, sorpresa? Ma sicuramente sarà un campionato incerto, almeno questo è quello che ci sta dicendo fino adesso. Sicuramente il Milan è la squadra più forte, sicuramente ci sarà il Napoli, così come la Juve, che potranno impensierire. Poi ecco, se la Roma avrà una crescita costante per organico, sicuramente è una squadra che può dar fastidio, così come la Lazio. Insomma, le squadre. Poi ci potrebbe essere la sorpresa Udinese, che riesce a confermarsi nonostante i continui cambi di giocatori importanti, riesce sempre a stare a vertice. Sicuramente sarà un campionato interessante. La Sicilia può essere questa festa? Ma noi ce lo auguriamo. Da catanesi, in parte è un po' successo, diciamo che dovremmo esserlo anche e vorremmo esserlo anche nel giro di ritorno, che sarà sicuramente più difficile. Le dico il 18 dicembre, lei cosa mi risponde? Non lo so che c'è la partita col Palermo.